Ehi gruppo, buona domenica a tutti. È proprio lui, quello che vi sto inquadrando ora è il famoso mirto di famiglia, speciale ricetta del dottor Palma. Questo è un qualcosa che diventa possibile quando fai veramente le cose con passione, che le fai con passione, come dico sempre, non, e come anche diceva Steve Jobs, non ci viene data la chance di fare molte cose nella vita, e per questo ogni cosa dovrebbe essere davvero straordinaria, perché questa è la nostra vita. Mi hanno fatto lo scherzo, questa non si apre. Non, proviamo di nuovo ad aprire. Sì, si apre. E questa è una di quelle metafore che ha sempre guidato la mia vita, cioè il fare le cose perché non c'è poi altra chance. Tutti moriamo, tutti prima o poi lasceremo questa terra e tutti, insomma, quello che ci ricorderemo è solamente il percorso che abbiamo fatto assieme alle persone che abbiamo amato, assieme alle persone che abbiamo voluto bene. E quindi passare bene questa vita è la cosa più importante con le persone che ci abbiamo attorno. Questa è la cosa più importante, dare loro conforto, rendergli le giornate speciali per queste persone. Ogni giorno possiamo scegliere se essere un genitore o un super genitore, un marito o un super marito, un amico o veramente il miglior amico che si può avere. Fare le cose con passione, fare le cose con passione perché poi la vita è un sogno lucido, cioè siamo qua per dare il meglio e dare soprattutto il meglio agli altri, e poi quello si riflette nella nostra vita. Il mirto è una metafora, il mirto è una metafora di questo voler fare le cose con un tocco speciale in più di quello che potremmo fare normalmente. La clinica di Bergamo è una metafora, fare qualcosa in più oltre a quello che già facevamo. Un conto era avere le cliniche all'estero, un conto era avere un policlinico magari in Moldavia, ma estendere il servizio pensando al post-cure, quello è voler fare di più. Fare i controlli ogni 6 mesi, dare la possibilità a ogni paziente di passare per il policlinico di Bergamo in centro all'Europa, raggiungibile dalla Francia, dalla Germania, dall'Olanda. Abbiamo pazienti che arrivano dall'Inghilterra qua a fare i controlli, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Bergamo è una di quelle cose in più, quella ciliegina sulla torta che ci dà la possibilità di dare un servizio ancora più qualitativo, perché il punto non è mettere i denti, ma il punto è andare a curare la malattia, ovvero controllare la parodontite. Molti sono i pazienti che hanno mantenuto i denti in bocca che magari avevano la parodontite. Bergamo è fondamentale perché qua è possibile fare poi i mappaggi, gli screening. Di una di quelle cose da quando ero studente mi ha sempre appassionato tanto e ho ritenuto essere una delle cose più importanti, ovvero l'analisi dei batteri, del DNA dei batteri che si hanno in bocca, di modo da tenere poi un microclima batterico sano nella bocca. E questa è una di quelle cose che possiamo finalmente fare grazie all'Italia, perché all'estero, per esempio, non ci sono dei laboratori di analisi che ci permettono di fare queste analisi. Io da quando ero già all'università mi occupavo di questo e poi dopo, nella pratica clinica, quando lavoravo in Italia, facevo questo su tutti i pazienti a tappeto e ora lo sto finalmente riportando nella mia pratica grazie alla clinica di Bergamo. Oltre a questo, clinica di Bergamo è stato un aiuto enorme per tutti quei pazienti che dovevano fare un intervento ancora più complesso, che sono per esempio gli impianti basali, quegli impianti che vanno messi, creati su misura, che permettono di riavere i denti per intenderci questi che vedete dietro di me, sono degli impianti questi che permettono di rimettere i denti fissi ai pazienti che non possono più neanche mettere zigomatici oppure ricostruire l'osso, o sarebbe inutile farlo, però per quello ho girato l'Europa, l'Europa, l'Europa. Alla fine sono finito a Bergamo. Vedete come l'universo ti fa coincidere tante cose. Delle volte tu se ti metti con la predisposizione mentale di dover risolvere un problema, poi l'universo ti aiuta, ti mostra la strada. Io comunque nel frattempo assaggio, questo è liquore fatto dalle bacche di mirto, leggero, dolce,
Alcuni non piace, per esempio, io devo dire che in Moldavi il mirto non piace, gli ricorda la sambuca e non è un gusto che apprezzano. Chi è stato in Sardegna per le vacanze l'avrà assaggiato, c'è chi gli piace, chi non gli piace, ma è diventato abbastanza famoso come liquore il mirto a livello anche direi nazionale, forse anche internazionale, il famoso Cedapiras, ma questo è molto meglio del Cedapiras, questo gli facciamo le scarpe con il mirto Palmas a Piras. E quindi che dire, vi faccio un recap di quello che è successo quest'anno. Quest'anno sapete l'instabilità politica che c'è stata a livello internazionale. Quindi quello è uno degli eventi che è accaduto, che ha in un modo o nell'altro comunque influito sulla nostra pratica, perché ci sono stati pazienti che sono stati verso marzo, aprile, dirottati sui policlinici di Bucarest, e quindi c'è stato lì un primo ridirezionamento di tutte le forze, quindi tutti i dentisti che abbiamo dovuto portare in Romania. Tutte le infermiere, insomma i pazienti, tutti i vari cambi volo, è stato veramente intenso. Quel periodo dell'anno è stato molto molto intenso, anche perché era il periodo che stavamo lanciando qua la clinica di Bergamo, che stavamo praticamente aprendola. Non vi nego che è stato veramente difficile per il gruppo, perché c'è stato bisogno proprio di uno sforzo energetico enorme, enorme. Non abbiamo quasi dormito le notti per spostare tutti questi pazienti. Le famiglie dei medici sono stati separati, i medici che stavano 2 o 3 settimane in Romania, lontano dai figli, dalle mogli. Questo insomma è il backstage di quello che accade. Puoi fare i muscoli al laboratorio, le protesi, non vi dico, e soprattutto i designer che stavano mettendosi sovraccarico di lavoro di anche tutti gli altri policlinici, però l'abbiamo passato quel periodo. Dopodiché si è verificato la cosa inversa, ovvero tutti i pazienti ai quali abbiamo dato priorità erano i pazienti urgenti delle chirurgie, ma c'erano tutti i pazienti che dovevano terminare le cure, quindi parliamo di giugno, luglio, agosto, sono stati quelli mesi veramente intensi per la Moldavia quando sono iniziati a tornare tutti i pazienti in Moldavia e anche lì abbiamo fatto i muscoli. Intanto quel periodo io stavo qua in Italia che mi stavo occupando della startup, così chiamiamo, che poi startup non si tratta perché ho comprato uno studio qua a Bergamo che già era attivo da 10 anni. Si è trattato di dover inserire le mie persone dentro questo studio, seguire da vicino quelli che erano diciamo gli sviluppi, i vari dipartimenti, come sempre abbiamo fatto nelle varie cliniche, col nostro know-how, con la nostra esperienza e andando a creare quegli standard che sono richiesti nei nostri policlinici. Dopodiché è iniziato il periodo di lavori, sempre sotto l'estate, di laboratorio a Bucarest. Se non lo sapete, stiamo creando un laboratorio enorme nella città di Bucarest che in futuro servirà anche i dentisti francesi, tedeschi, italiani, perché dentro la comunità europea e già ci viene richiesto questo. Tenete conto che da noi vengono a bussare i dentisti dalla Francia, dalla Germania, chiedendoci di fare i denti anche per loro. Molti di questi prima compravano dalla Russia, dalla Cina, di questi dentisti. Con la guerra si sono interrotti i trasporti e quindi ora stanno tutti guardando a degli ottimi laboratori che ci sono nell'Est Europa, tra quelli spicca il nostro. E quindi lì c'è stata una grossa richiesta anche di backstage da quel punto di vista. Un'altra cosa, per esempio, è stato il lancio dei lavori. Grazie a Dio non sono da solo in azienda, ok, c'ho un ottimo partner che è il dottor Vadim, col quale gestiamo questa azienda, ci dividiamo i ruoli, i compiti, lui mi aiuta a gestire la Romania, mentre io sono qua che sto gestendo l'Italia. Sono startup parallele quelle che noi stiamo facendo, che sono complementari tra loro. La clinica di Brasov, come potrei seguirla se io non stessi qua a seguire la clinica di Bergamo, viceversa, come potremmo seguire la clinica di Bergamo. Giriamo molto, sì, ci diamo il cambio, ci facciamo la staffetta, ma sapete che dall'altra parte, in Romania, sta per nascere una clinica di cui abbiamo iniziato i lavori verso maggio. E quella è una clinica importantissima per tutti, anche i pazienti italiani, come vedete. I pazienti italiani avranno la possibilità,
di essere suddivisi, ripartizzati tra Bucarest e Brasov, e lì ci nasce ora, anzi già quasi in consegna, l'aeroporto nuovo al centro della Romania che connette tante altre città che non sono connesse per altre cliniche. E questo aeroporto permetterà poi da giugno del 2023 di portare i pazienti direttamente a Brasov. Invece adesso li dovremo far passare per Bucarest col trasporto nostro privato, portare su a Brasov, e lì sarà interessante perché, per chi non la conosce, Brasov è la città del turismo, okay, della Romania, proprio la città turistica. È come dire, non so, non potrei neanche azzardare esempi con l'Italia perché le città italiane sono diverse. Insomma, è come dire Verona o come dire Venezia, è veramente una città, o Firenze, una città molto turistica dove c'è turismo sia invernale, perché lì ci sono le piste sciistiche. Praticamente chi vive a Bucarest, chi sta in Romania, che vuole andare a sciare, se ne va a Brasov, si fa 2 ore di auto con gli sci e va là a farsi la settimana bianca. Invece d'inverno, questo d'inverno, d'estate ci sono invece le camminate, le passeggiate, le escursioni. È una città veramente bella, poi perché è storica, è ricca di storia come città, è bella, un centro storico che è magico, sembra, non so se siete mai stati a Cracovia, ecco, una città simile a Cracovia in Polonia. Bucarest è una clinica che ci ha aiutato tanto, ugualmente, sta andando molto bene come clinica. Iași ormai è chiusa perché lavoriamo solamente ormai con i pazienti locali. È stata una clinica di grande successo quella, non c'è posto per portare i pazienti italiani. Chi aveva iniziato lì, ok, terminiamo le cure, ma anche Iași, lì stiamo creando un altro laboratorio che serve a servire la clinica che ha ingrandito notevolmente. Brasov invece ci servirà per crescere poi con le altre cliniche in Romania. Noi abbiamo il progetto di aprire almeno altre 3-4 cliniche in Romania nei prossimi anni. La Romania è un paese enorme, a differenza della Moldavia, lì potremmo fare delle cose che non abbiamo potuto fare in Moldavia. Tenete conto che in Moldavia il paese è più povero, i pazienti sono più poveri. Non si possono permettere cure di alto livello come magari gli stranieri che vengono in Moldavia. Invece i rumeni no, è diverso. Loro hanno la classe media, c'è la classe media in Romania, e soprattutto le banche fanno i finanziamenti, quindi è possibile, anche se uno non se lo può permettere perché non c'è i soldi in banca, con l'aiuto della banca può fare cure di qualità. E in Romania stiamo, dopo 2 anni che siamo presenti, siamo tra le prime tre cliniche a livello nazionale per quanto riguarda la crescita, e quindi stiamo avendo veramente una crescita importante in Romania. Questo ci permette di creare un quadro medico più nutrito, di crescere anche il laboratorio e di crescere su scala europea un tipo di lavorazioni che sono molto di nicchia. Ma soprattutto avere più cliniche ci permette di evitare di fare il burnout creando un'unica clinica molto grande, dove a quel punto si rischia di scadere il rapporto qualitativo medico-paziente, il rapporto umano anche di lavorazione. Invece, meglio, quello abbiamo visto, è meglio avere più cliniche, più piccole, invece che avere un unico grande ospedale. E questo facendo girare i medici, o spostando i medici senior a capo degli altri policlinici, ci permette di gestire poi un numero maggiore di pazienti, ma senza andare a intaccare la qualità. Come? Facendo dei piccoli centri, più centri ma piccoli, mai crescendo troppo la dimensione. Tutti questi pazienti poi locali hanno la possibilità di fare le classiche riabilitazioni su 6 impianti, su 8 impianti, ma in Romania ci sono tantissimi pazienti, per esempio, che anche loro hanno necessità di questi impianti qua, come pure in America. Noi stiamo creando qua la base a Bergamo per poi quello che saranno i servizi intercontinentali. Questa è una piccola novità che vi do ed è uno di quei progetti al quale sto già lavorando. Con New York, ricordatevi che questi pazienti esistono anche in America, con gli Emirati, con la Russia anche, dove non vengono però eseguiti questi tipi di interventi. Voi pensate che una riabilitazione come quella che molti di voi hanno fatto, per esempio 6 impianti su 6, con i denti, ma neanche belli, metalloceramica di quelli che si facevano 20 anni fa, a New York costa tra gli 80 e i 90 mila dollari.
Il dollaro ora vale più dell'euro, pensate voi. Ci sono delle nazioni dove sono ancora più costosi dell'Europa questi tipi di lavori. E lì, se un paziente non ha più l'osso, non è neanche possibile fare questi tipi di interventi con impianti customizzati, fatti su misura, sulle mascelle. Pazienti così aprono il computer e cercano dove posso farmi questo intervento? Milano. Milano, 6 ore e mezzo, 7 ore di aereo. E risparmiano 80.000 dollari, insomma, anzi, questi interventi senza osso arrivano anche a 120.000 dollari. Quindi noi stiamo preparando quello che abbiamo sempre fatto, mettere in contatto con internet le persone a conoscenza che esiste un servizio di qualità che può risolvere problemi molto gravi su altri continenti. Noi parliamo nativamente come azienda anche il russo. Parliamo l'inglese tutti quanti e quindi quelli sono i mercati base dal quale partiremo per andare a convogliare in Italia questo genere di pazienti. Io l'ho sempre detto, se io dovessi aprire in Italia farei esattamente quello che ho sempre fatto, che senso ha curare i pazienti di Bergamo? Ci sono pazienti in tutta Europa, ci sono pazienti in tutto il mondo, dai un servizio che non danno in quelle altre parti o che se lo danno è inaccessibile. E l'Italia sarà uno di quei paesi dove io penso gli americani verranno a far shopping perché l'euro, come sapete, sta scendendo, il dollaro sale, dove vanno a comprare se quelli tra un po' non potranno manco più comprare in Cina perché gliela chiudono con il discorso di Taiwan. Allora guarderanno all'Europa con gli aerei supersonici che già tra un paio d'anni sono già in studio, in sperimentazione, si farà New York-Milano in 1 ora e mezza, 2 ore. Sarà molto semplice per gli americani venire qua in Italia e rifaremo esattamente quello che abbiamo sempre fatto nel paese più bello del mondo, che è la nostra Italia, il paese del turismo per eccellenza. Vedete quanti progetti noi ci abbiamo in testa. Oggi vi sto condividendo quello che abbiamo fatto quest'anno e quello che stiamo già lavorando per il futuro. Equipe di maxillofacciali che lavorano a casi sempre più complessi, quindi più diventa complesso il caso, e più è di pertinenza della chirurgia maxillofacciale, offrire un servizio che non offrono gli altri. Andando a fare questo in più, riusciamo anche a tenere i prezzi sempre più bassi con la nostra azienda, possiamo ormai definirla tale, anche se a me non piace definirla azienda, che è multinazionale. Ormai noi siamo una multinazionale che ci dà la possibilità, rispetto magari a aziende nazionali, di essere più competitivi, perché quando io ho la possibilità di fare una chirurgia qua, fare i denti definitivi là, io riesco a essere sempre più competitivo e a dare un servizio migliore a parità di costo, migliore a parità di costo, perché di quello si tratta poi di andare a ottimizzare le cose. Quindi quello che è successo è che siamo nati in Moldavia, poi ci siamo estesi in Romania, siamo alla fine tornati in Italia per chiudere il cerchio con l'assistenza, col dare i controlli ai pazienti che abbiamo curato negli anni. Come vedete, non ci siamo fermati, questi anni abbiamo sempre puntato oltre e ora stiamo già lavorando per offrire dei servizi che sono ancora più di nicchia, ancora più particolari. Il mirto è una metafora. Se abbiamo il tempo di fare di meglio, il tempo che ci è stato regalato con questa vita, dobbiamo sfruttarlo per fare di meglio. E questo è un qualcosa che io ho sempre voluto condividere con i pazienti. Una chicca, ecco, che a me fa piacere regalare alle persone quando ci passano a trovare ora qua a Bergamo per i controlli. Ricordatevi di passare tutti a fare il controllo a Bergamo. Soprattutto se avete avuto la parodontite, ci sarà da fare magari l'analisi batterica, l'analisi della saliva, vedere che batteri ci sono. Ricordatevi anche che la parodontite è un problema anche di familiare, se vogliamo, di coppia, e quindi è sempre meglio anche venire insieme, in compagnia, quando fate il controllo. Oltre a questo, Bergamo è quella soluzione per pazienti che sono ancora più particolari, che hanno necessità magari di fare un intervento come quello per rimettere i denti senza osso, dove non ha più senso ricostruire l'osso o fare interventi di altro tipo, e questo ci permette di essere anche più vantaggiosi perché in Italia c'è una cosa che in Moldavia non potevamo fare, che era il finanziamento.
Invece un paziente se vive in Italia, che è italiano, lì può accedere al finanziamento a Bergamo e quindi può anche dilazionare la spesa. Unendo poi il fatto di poter fare i denti all'estero o tutte le cose che non si fanno a Bergamo, farle all'estero, risparmia ulteriormente. Come vedete, le abbiamo pensate tutte. Le abbiamo pensate tutte, giorno dopo giorno, pensando e ripensando e raffinando quella che era l'idea. Penso di avervi detto tutto. No, non vi ho detto come si ottiene il mirto, perché molti me l'hanno chiesto. Il mirto non si vende, chissà, un domani si venderà, ma non nasce per quello. Il mirto nasce per condividere con voi il gusto della mia terra, il sapore della mia terra, una ricetta mia, che alla fine è una metafora della vita, saper cucinare bene con poco. E viene dato solamente a chi ci porta qualcosa. Ok, se ci portate un formaggio della vostra terra, dei salumi, oppure una pastiera napoletana, o i cannoli che viene dalla Sicilia, insomma, è uno scambio equo. Questo lo riteniamo uno scambio equo che noi saremmo felici di scambiare con voi, io personalmente, o chi per me, se io non dovessi essere in clinica. Alle persone chiaramente ci portano qualcosa da mangiare o da sgranocchiare. Io vi saluto, vi auguro veramente una buona domenica. So che questo sarà un mese molto intenso, novembre, poi metà dicembre che ci accompagna verso il Natale, le feste di Natale dove ci riposeremo, o meglio vi riposerete, perché noi staremo inaugurando la clinica di Brasov in Romania, io sarò personalmente lì, poi abbiamo le feste dei corporativi. Abbiamo tre feste ormai di Natale, una in Italia, una in Romania e una in Moldavia. Io devo farmi poi ora il giro con la famiglia, ma li metterò sull'aereo tutti quanti con le valigie. Dobbiamo fare la festa prima qua, poi là, dove ci sono ormai, vi ho detto, siamo più di 300 persone. Dovremo dare i premi a fine anno a tutte le persone che si sono distinte. È una cosa anche goliardica che ci fa piacere, fare. Quindi vi auguro veramente una buona domenica e culturale, oltre che di relax, se vivete in Italia, una delle città che io consiglio di visitare è sicuramente Roma, Verona, Venezia, tra le mie città preferite, Firenze, Pisa, Cagliari, la bellissima Cagliari, Palermo, Catania, Bari, ci abbiamo veramente il Gargano, ci abbiamo il paese più bello, Capri, ci abbiamo il paese più bello del mondo, veramente. Noi abbiamo questa fortuna, io penso sempre, le Cinque Terre, pensate, la Liguria, la Val d'Aosta. Quando mi dicono, ma hai girato il mondo, ma dove vuoi vivere? Dovrò continuare a vivere in giro per il mondo. Perché vi ho detto i progetti sono ampi, ok? Dovrò un periodo anche essere in America, un periodo dovrò essere negli Emirati, dove apriremo gli altri centri che poi si allineeranno con la clinica di Milano, Londra anche, ma le vacanze io le passo in Italia, veramente. E questa startup italiana la sto vivendo come una bellissima vacanza, una delle vacanze più belle della mia vita. Quindi siamo fortunati, siete fortunati a vivere veramente nel paese più bello e più buono del mondo. Buona domenica da Dottor Palmas, un saluto.